Osservazione 51. Il protocollo 21.012 del 28.11.2016. L'osservazione riguarda questo lotto a sud diciamo, dell'ambito di trasformazione AT3 di Piazza Santo Stefano e anche immediatamente a nord del comparto di Cernobbio 2000, del piano attuativo di Cernobbio 2000. È un ambito oggi identificato dal piano e anche dalla variante come ambito non soggetto a trasformazione urbanistica. L'osservazione chiede che i terreni di proprietà possano tornare ad essere edificabili equiparando le zone del precedente PRG quali zone C2-1 completamente residenziale o in piccola parte quale zona C1 espansione residenziale o in alternativa che le medesime siano ricomprese nella classificazione vigente negli ambiti residenziali di recente formazione a media densità. La proposta è di non accogliere l'osservazione in quanto questa andrebbe contro i principi e gli obiettivi che hanno interessato la variante e quindi andrebbero a compromettere quella fascia di territorio individuata appunto in colore verde che sono gli ambiti di non trasformazione già dal DGT vigente, che sono inseriti nella rete ecologica di livello provinciale e di livello locale e che costituiscono una fascia di filtro importante tra una prima cintura edificata che è quella che si sviluppa lungo la parte più bassa dell'edificato e invece la parte il tessuto urbanizzato che sale verso il Virginia. Grazie, se non ci sono osservazioni possiamo passare al voto. Per il verbale è entrato anche il sindaco, quindi siamo presenti 10. Quindi osservazione numero 51, la proposta di contraddizione prevede il non accoglimento, presenti 10, votiamo, tutti favorevoli, all'unanimità. Osservazione numero 52, protocollo 21.013 del 28.11.2016, la osservazione riguarda due lotti localizzati all'interno della frazione di Piazza Santo Stefano, sono tutti e due i lotti individuati come tessuto residenziale ad alta densità. L'osservazione chiede che gli immobili di proprietà vengano inseriti negli ambiti consolidati a funzione ricettiva in quanto sede della cooperativa di Piazza Santo Stefano e Olsino che hanno una destinazione appunto di ristorazione eccetera. Fermo restando che la destinazione di uso di queste due attività è compatibile con il tessuto residenziale ad alta densità, l'osservazione comunque non è in votazione anche se viene riportata agli atti ed è inserita negli atti depositati del Consiglio perché è arrivata successiva al deposito in data 15 o successivo quantomeno alla consegna da parte mia degli atti di proposta di controriduzione, quindi in data 15-2-2017 una nota in cui l'osservazione veniva annullata. Osservazione numero 53, protocollo 21.014 del 28.11.2016, l'osservazione riguarda un lotto vicino al nucleo di Olsino, al nucleo storico di Olsino. L'osservazione chiede la modifica dell'aggiornamento riferito al mappale di proprietà procedendo alla rettifica dei confini con l'esatta delimitazione catastale, inserendo parte del mappale identificato quale viabilità all'interno degli ambiti agricoli. Sostanzialmente un piccolo parte di questo lotto viene stralciato dal lotto perché è stato identificato dal PCT vigente come viabilità. In realtà è pertinenziale al lotto di proprietà e quindi la proposta è quella di accogliere le osservazioni. Interventi? Allora passiamo al voto. Osservazione 53, la proposta di contraddizione prevede l'accoglimento.
Siamo presenti in 9. Favorevoli? All'unanimità. Osservazione numero 54, relativa allo stesso lotto. In questo caso l'osservazione chiede la possibilità di realizzare sui campani di proprietà. La 52 non è stata votata perché è stata ritirata, quindi pure se è stata ritirata successivamente al tempo, quindi ti sei distratto. No, mia. Scusa, prego. Osservazione 54 è relativa, come dicevo, al lotto dell'osservazione precedente, la 53. L'osservazione chiede la possibilità di realizzare sul campano un garage interrato per due automobili, evidenziando come lo stesso rimarrà al di sotto dello stato attuale del tratto. L'ambito è individuato dal PGT anche come ambito agricolo e quindi come tale non è possibile all'interno di questi ambiti realizzare box o garage interrati, e l'intervento all'interno delle aree agricole è ammesso solo per chi ha i requisiti soggettivi, quindi è imprenditore agricolo. In questo caso, ovviamente nel rispetto alle disposizioni legislative vigenti per le aree agricole e quindi con riferimento alla legge 12 del 2005, la proposta di non accogliere l'osservazione. Allora, se non ci sono interventi, passiamo al voto. Osservazione 54, la proposta di voto per riduzione è di non accogliere, i presenti sono sempre 9, votiamo, voti favorevoli, sono 7, voti contrari, 1 Ferraris, astenuto 1 Monti. Osservazione 55, protocollo 21.016 del 28.11.2016. L'area in questione è un'area in parte identificata come tessuto residenziale ad alta densità e in parte invece come ambito residenziale di valore paesaggistico. L'osservazione chiede il rientro della tettoia e il ripristino della volumetria come da PRG approvato nel 2001. La proposta di non accogliere l'osservazione in quanto non sono spiegate neanche la richiesta contenuta nell'osservazione si limita a quello che vedete scritto nella sintesi, non si capisce la finalità e soprattutto non si capisce il contenuto e l'effettiva richiesta dell'osservante. Pertanto si propone di non accogliere l'osservazione tenendo conto che la variante non ha apportato modifiche al PGT vigente e quindi non ha modificato un azionamento che nell'ambito della precedente procedura non è stato variato. Osservazione 55, la proposta di contribuzione di non accogliere, i presenti sono 10 perché è rientrato il consigliere Gatti. Votiamo, voti a favore. Voti a favore, ok, sono 8, contrari, 0, astenuti, 2, Monti e Ferraris. Osservazione 56, protocollo 21.017 del 28.11.2016. L'osservazione è risulta articolata e relativa a diversi contenuti della variante PGT. Punto 56A è riferito al manuale di intervento per i nuclei di antica formazione e per i nuclei di formazione rurale e fa riferimento un po', come abbiamo visto all'interno dell'osservazione, un punto dell'osservazione 50, alle finiture materiali che vengono indicati nel manuale di intervento, in particolare al materiale di copertura che viene limitato alla sola tipologia dei coppi e delle tegole a canale e suggerisce l'utilizzo in parecchie zone del consolidato anche dell'uso della tegola marsigliese. Si suggerisce che negli interventi di montagna si
riduzione delle piogge possa essere utilizzato l'uso di tegole di cemento color testa di moro. Con lo stesso criterio bisogna pensare di utilizzare altre finiture anche nei battelli isolati che vengono ristrutturati, quindi ad esempio utilizzare la lamiera grecata color testa di moro. Riguardo ai segnalamenti si esprimono perplessità sulla limitazione all'uso del solo legno, ci sono altri materiali con le stesse finiture del legno che risultano anche più performanti dal punto di vista non solo manutentivo ma anche del risparmio energetico. Per quanto riguarda le costruzioni rustiche, ovvero per i caselli di monti, si suggerisce di permettere in deroga al regolamento locale vigente di mantenere le dimensioni delle aperture esistenti in modo da non stravolgere i prospetti. Si suggerisce di assumere a riferimento la guida al recupero e alla manutenzione dell'architettura locale intervese redatta dalla comunità montana. Si propone di parzialmente accogliere l'osservazione in merito appunto ad alcune ad ampliare materiali finiture all'interno del manuale di nuclei di antica formazione di intervento dei nuclei di antica formazione e nuclei di formazione rurale e di introdurre come riferimento sia all'interno del manuale sia nelle discipline di zona riferita agli ambiti agricoli, agli ambiti boscati, agli edifici di territorio agricolo, il riferimento alle modalità di recupero e di manutenzione della guida della comunità montana. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Ok. Osservazione 56A, presenti 10. La proposta di controdeduzione è di accogliere parzialmente. Votiamo, tutti favorevoli, all'unanimità. Prego. Punto 56b, con riferimento ai volumi a servizio della conduzione del fondo, si suggerisce di pensare ad una tipologia in legno prefabbricata, sembra opportuno rivedere anche la dimensione e le dimensioni consentite. La proposta di controproduzione è di non accogliere l'osservazione, la richiesta. Le norme vigenti, come dicevo prima, nell'ambito degli ambiti boscati, degli ambiti agricoli, prevede la possibilità di inserire volumi a servizio della conduzione del fondo con alcune tipologie, con alcune dimensioni di una misura massima di 10 metri quadri di superficie e con delle finiture in muro, in pietra, quindi diciamo coerenti anche con la natura dei luoghi e soprattutto con poi le tipologie che sono contenute in quella guida redatta dalla comunità montana rispetto alle costruzioni e ai rustici. Pertanto si propone di non accogliere. Il punto 56C riguardo alla sentieristica si suggerisce il ripristino dei sentieri di mappa interrotti dalle recinzioni delle nuove abitazioni, con particolare riferimento a quelli che dal lago vanno verso il Bisbino e quelli orizzontali. Come dicevo prima, non è stata fatta una mappatura puntuale di tutti i sentieri, sono comunque all'interno delle discipline normative date indicazioni sul mantenimento della sentieristica e delle strade polverali esistenti, siano queste di collegamento dal lago verso la montagna oppure in direzione orizzontale. Pertanto si propone di non accogliere l'osservazione. Nel punto 56b, nell'ambito della ridefinizione delle reti ecologiche, si suggerisce di introdurre la possibilità di realizzare impianti di fitodepurazione. In questo caso l'osservazione si propone di non accogliere l'osservazione in quanto questi impianti non sono ammessi nella fascia alla quale a cui appartiene Cernobbio. Grazie, per il verbale sono usciti l'assessore Ferrari e il consigliere Gatti, quindi presenti sono 8. Allora, osservazione 56b, la proposta di controdeduzione di non accogliere. 56b, presenti sono 8, votiamo favorevoli, 7, contrari, 1, Ferraris, e astenuto ovviamente nessuno. Passiamo alla votazione 56C, proposta di controdeduzione non accogliere, presenti 8, votiamo, voti a favore, all'unanimità. Vediamo adesso l'osservazione 56D, la proposta di controdeduzione prevede un non accoglimento, presenti 8, votiamo favorevoli, all'unanimità.
Osservazione 57, protocollo 2018 del 28/11/2016. L'osservazione è localizzata da ovest ad est, scusate, di Ravenna, riguarda questo lotto, in parte identificato come ambito residenziale di valore paesaggistico e in parte identificato come ambito agricolo boschivo. L'osservazione chiede di stracciare dall'ambito boscato i marfali di proprietà, riconducendolo ad ambiti destinati alle attività agricole, tenendo conto degli interventi di recupero delle balze a fini agricoli che si stanno conducendo. Si chiede altresì la possibilità di costruire piccole serre e casette termi attrezzi. L'osservazione, la proposta di costruzione è di parzialmente accogliere l'osservazione, tenendo conto dell'avvenuta perimetrazione del bosco da parte del PIF e quindi della sovrapposizione della nuova perimetrazione, così come andrà a coincidere sulla variante, parzialmente accogliere, in quanto anche laddove vi è il perimetro del bosco, in ogni caso, per quello che dicevamo prima, il PIF ammette l'eventuale trasformazione areale di alcune aree identificate a bosco laddove vi è la presenza di terrazzamenti di origine antica, parzialmente perché non si consente comunque la possibilità all'interno di queste zone di costruire piccole serre e casette per gli attrezzi, se non secondo le disposizioni degli ambiti agricoli e quindi di quello dell'osservazione precedente di cui dicevo prima. Sono interventi, passiamo al voto. Osservazione numero 57, la proposta di costruzione dell'accoglimento parziale, i presenti sono 8, votiamo, voti a favore, all'unanimità. Osservazione numero 58 riguarda protocollo 20.024 del 28/11/2016, riguarda il lotto precedentemente previsto dal PGT vigente come ambito di trasformazione a T8 di Ravenna, immediatamente legato al PL Ravenna Ovest. L'osservazione chiede la riclassificazione dell'ambito di trasformazione a T8 Ravenna previsto dal PGT vigente come area di espansione residenziale, con i parametri edificatori e riduzione contenuti nella proposta di piano attuativo riferita allo stesso ambito a T8 e protocollata in data 22/8/2016, rubricata con pratica 194/2016. La proposta è quella di non accogliere l'osservazione, quando in coerenza con le scelte compiute dall'amministrazione comunale di stralciare quell'ambito, in coerenza con il parere di compatibilità regionale dato in sede di approvazione del PGT vigente, che chiedevano come prescrizione lo stralcio di questo ambito di trasformazione e che Regione ha ribadito favorevolmente e soprattutto accolto favorevolmente nel proprio parere di compatibilità rispetto alla variante, lo stralcio e l'accoglimento di quella prescrizione, in coerenza con quanto detto finora, si propone di non accogliere l'osservazione, tenendo conto che quell'area è poi anche individuata dal piano di indirizzo forestale in buona parte come area boscata. Sì, volevo fare un appunto su questo perché abbiamo sempre parlato e messo un ente di rendimento sugli ambiti, in questo caso noi abbiamo stracciato l'ambito, quindi spendere due parole su questa conclusione, perché è stato uno dei motivi per cui abbiamo deciso di intraprendere una variante del piano del territorio, è stato uno dei motivi per cui ci siamo riuniti per avere una linea comune su come scrivere e come difendere le nostre scelte. È una scelta che sicuramente ci accomuna, una scelta che concordiamo tutti, quella di stracciare l'ambito. Non lo riteniamo un ambito di trasformazione idoneo per uno sviluppo sostenibile e come parere anche sensato del territorio stesso, perché attualmente l'ambito, l'ex ambito di trasformazione a T8 sarebbe il prolungamento di una le cosiddette ferite aperte, come
quando prima parlavo di evitare di aprirne altre, ne voglio cominciare a prendere quelle esistenti. Lo stralcio della T8, oltre ad essere una nostra scelta politica, è anche, come ho detto, allora, un'indicazione regionale nella fase di approvazione del PGT vigente. La regione aveva sottolineato la necessità di un ripensamento di questo ambito. La regione stessa si pone delle domande riferite all'opportunità di andare a verificare in una zona boscata, una zona non già con problemi legati a un PL fermo da diversi anni, ormai erano quasi 10. Quindi chiedo ovviamente di andare al voto. Se ci sono altre domande, sì, ci sono altre. Sì, sono un po' avanzata, però questo ambito di trasformazione è un ambito che aveva visto la nostra amministrazione che aveva adottato, insomma, quando io metto in due ruoli, aveva adottato il piano di governo del territorio, aveva descritto questa zona, perché ritenevamo che sia una zona un po' di senso idrogeologico, una parte finale di questa zona di trasformazione, e vedevamo un completamento una zona dove attualmente però dice l'assessore ci sono afferite in quella zona lì, ma sono poi visioni diverse, perché dal nostro punto di vista intendevamo completare una zona dove quindi quando si fosse la trasformazione prevede un completamento, un proseguimento in una zona. E anche lì vedevamo un ampliamento della rete fognaria e un'urbanizzazione in un certo modo, è ovvio che gli enti superiori dove qui lasciano poi i pareri possono esprimere in maniera condizionata, questo credo che poi nella fase finale del PGT, credo che poi l'amministrazione avrebbe fatto la scelta di approvarlo, poi sia sulla responsabilità, è ovvio che l'amministrazione attuale ha impostato la variante del piano di governo del territorio, stracciando alcuni piani di trasformazione che va più opportuni magari invaliti per il territorio, questo è. Sì, sono un appunto, diciamo che il PN non stravale per intenderci, perché per te non prevedeva nessuna espansione, per te che in fase di convenzione, ma anche nel stesso progetto, si prevedeva una strada che girava verso via Umberto I, non certamente una strada di prolungamento verso una parte boschiva. PL ha adottato ormai 13 anni fa, prevedeva un completamento del tessuto urbano, fino a lì, non un completamento per poi prolungare ancora di più, altrimenti non c'è nessun limite. Il PL prevedeva un disegno localizzato ma finito, anzi un disegno poi progettuale, la strada stessa interna aveva una connotazione di tale per cui non poteva neanche essere prolungata. Quindi una delle tante osservazioni che si possono fare su questo ambito di trasformazione, ok, ma perché andare a prevedere un'area di trasformazione spacciandola quasi come un prolungamento di un PN quando il PN stesso in realtà prevedeva di chiudere quel profilo, quel confine urbanizzato, cioè, non è che era un PN di ampliamento, ma era conclusivo lì. E abbiamo spacciato avanti per questo motivo, per altri motivi legati a per i verbali sono entrati l'assessore Ferrari e la consigliere Gatti. Se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Osservazione 58, la proposta di contribuzione di non accogliere, i presenti sono 10, votiamo, voti a favore, 8, contrari, astenuti, 2 Ferrari astenuti. Osservazione numero 59, protocollo 2041 del 29/11/2016. L'osservazione si articola in due punti, riguarda la frazione di Quartino.
e chiede al punto 59A per l'abitato di Quartino la possibilità di un completamento edificatorio con ampliamento degli edifici esistenti. 59B per il mappale di proprietà, lo stralcio dall'ambito boscato riconducendo a nuclei di formazione rurale in quanto pertinenza degli edifici esistenti. L'osservazione riguarda questo lotto. Per quanto riguarda il punto 59A si propone di non accogliere in quanto l'abitato di Quartino è individuato all'interno dei nuclei di formazione rurale per le ragioni che vi ho detto in precedenza. Per altre osservazioni la variante non ha fatto modifica alla perimetrazione dei nuclei di formazione rurale e all'interno di questi stessi nuclei sono consentiti degli ampliamenti del volume esistente nella misura massima del 10%, quindi eventualmente si può dare seguito alle richieste di ampliamento contenute dall'osservazione. Per quanto riguarda il punto 59B, si propone di parzialmente accogliere l'osservazione in quanto sovrapponendo i nuovi strati informativi del PIF approvato, parte del lotto identificato nell'ambito della variante come area bosco, non è area bosco, si riconduce però ad area agricola, questo è il motivo del parziale accoglimento, e non viene perimetrato questa parte alta ed esclusa dal nucleo di antica formazione, di formazione rurale, non viene perimetrata e viene individuata come area agricola e non come nucleo di formazione rurale, come invece richiesto dal osservante. Bene. Allora, osservazione numero 59, la proposta di contribuzione 59A è di non accoglimento, presenti sono 10, votiamo, voti a favore, 8, contrari, 0, astenuti 2, Monti e Ferraris. 59B, la proposta di contribuzione prevede il parziale accoglimento, presenti sono 10, votiamo, voti a favore, all'unanimità. Osservazione numero 60, protocollo 21.042 del 29/12/2016. L'osservazione è articolata in più punti. Al punto A chiede l'ampliamento della zona potenzialmente utilizzabile per attività agricole e per attività connesse all'agricoltura e silvopastorali. La richiesta fa riferimento in particolare alla possibilità di individuare un ambito di territorio compreso tra l'abitato, una fascia altimetrica compresa tra i 400 e i 600 metri sul livello del mare e per la frazione di Rovella di considerare anche la porzione di territorio che si estende verso il lago. L'individuazione risulta supportata da dati catastali storici e da fotografie che testimoniano la presenza del paesaggio terrazzato. Si propone di parzialmente accogliere l'osservazione al punto 60A in quanto ai sensi delle disposizioni che regolano le trasformazioni areali ai fini agricoli contenute nelle norme del piano di indirizzo forestale sono ammessi gli interventi di trasformazione del bosco laddove anche se gli ambiti a bosco non sono specificatamente individuati nell'ambito delle cartografie del PIF sono rilevabili storicamente della presenza di terrazzamenti che testimoniano appunto l'utilizzo agricolo del territorio. Quindi si recepisce la normativa del PIF e si procede addirittura all'interno della disciplina degli ambiti agricoli, degli ambiti boscati, a inserire un comma in cui si dice che negli ambiti boscati è ammessa la trasformazione ai fini reali o agricoli delle aree in cui sia riscontrabile la presenza di antichi terrazzamenti secondo quanto previsto dalle disposizioni normative del piano di indirizzo forestale. Non ci sono, interventi, passiamo a votare. Allora, osservazione 60A, la proposta di contribuzione prevede il parziale accoglimento, i presenti sono 10, votiamo, voti a favore, all'unanimità. Osservazione 60B chiede la possibilità di realizzare piccoli manufatti a servizio dell'attività agricola mediante strutture prefabbricate in legno o di recuperare l'esistente, anche se parzialmente crollato, utilizzando i materiali propri dei luoghi, così come indicato dalla guida della comunità montana alla Rinterverde. Si propone di parzialmente accogliere l'osservazione
per quanto riguarda il riferimento al recupero dei volumi esistenti, così come indicato dalla guida della comunità rio-interdese. Non si propone di non accogliere invece, quindi per questo l'accoglimento parziale, l'inserimento di strutture prefabbricate in legno all'interno degli ambiti boscati e ambiti agricoli. Bene, vediamo se l'azione. Vado avanti con gli altri punti, scusate. Il 60C è l'individuazione, chiederà l'individuazione e la mappatura delle sorgenti oggi dismesse al pubblico utilizzo e delle vasche di accumulo un tempo utilizzate ai fini di un loro reimpiego in campo agricolo. L'osservazione, la proposta per l'osservazione è di non accogliere la richiesta, in quanto il PGT non è l'individuazione e la mappatura di tutti questi elementi non è oggetto del procedimento di PGT, che altrimenti dovrebbe farsi carico di una quantità di studi e di analisi sul territorio e che non porterebbe alla definizione poi di normative o di procedimenti coerenti e corretti. Ovviamente può essere oggetto di studi settoriali che l'amministrazione o gli enti sovraordinati possono fare, come appunto evidenziava prima il consigliere. Regione sta procedendo a fare una mappatura, per esempio, dei sentieri e della sentieristica. E questo mi riallaccio al punto 60.d, in cui l'osservazione chiede la mappatura puntuale dei sentieri di mappa e delle mulattiere ancora esistenti da utilizzarsi per raggiungere gli ambiti agricoli e boschini. Anche in questo caso la proposta è di non accogliere l'osservazione, in quanto appunto, il piano o la variante non individua tutti questi sentieri che non sono oggetto della variante, per quanto nelle discipline normative si dia atto che sono presenti e che bisogna salvaguardarne il loro utilizzo, le loro conformazioni e le loro caratteristiche. Sì. Sicuramente è sempre piacevole ricevere osservazioni per quanto riguarda la montagna, per quanto riguarda le attività agricole, perché ce ne sono sempre meno, quindi gli agricoltori del Visvino vedo che siano un punto di riferimento un po' per il nostro territorio, che rappresentano un po' un promotore di iniziative di tante attività che vengono fatte. Per quanto riguarda leggere la mappatura delle sorgenti, le vasche di accumulo, tutto quello che riguarda l'attività che vengono ascoltate non solo nelle nostre montagne, nel nostro territorio, credo che sia una spinta, un incentivo, magari a farsi promotori verso enti superiori, come dicevo prima, sia regione che comunità montana, per magari spronare e attivarsi questa attività dove effettivamente può essere che gli enti superiori trovano delle risorse per magari inquadrarlo meglio, perché come diceva prima anche la professionista, il piano di governo del territorio non entra nei dettagli di queste cose qua, però può essere uno stimolo per aiutare, nel senso farsi promotore, magari gli enti superiori per aumentare un po' meglio le possibilità. Concordo su farsi promotori con altre realtà sovracomunali, volentieri, cioè, perché i contatti ce li abbiamo, la comunità sicuramente la fase di variante abbiamo, diciamo, preso i contatti sia con la regione sia con la comunità montana, e vuole essere un inizio di dialogo, non una fine. Sottolineare che l'architetto Laura Ferrari ha coinvolto, no, all'inizio parlavo di coinvolgere, ne abbiamo soltanto tanti cittadini, le associazioni presenti, anche l'associazione agricoltore di Svizzera è stata coinvolta per la mappatura del territorio e per ascoltare le loro richieste. Quindi ringrazio pubblicamente sia Laura per il suo impegno e per gli agricoltori di Svizzera per la loro disponibilità. Prima della votazione, mi scuso, ma ho rilevato adesso, forse quando sono più sveglia, gli altri momenti in cui ho riletto la proposta di controriduzione ed è sfuggita anche all'ufficio tecnico, che nelle modifiche agli atti di PGT conseguenti all'osservazione 60 c'è un refuso in cui si dà atto delle modifiche rispetto all'inserimento nel manuale di antica formazione delle disposizioni di attuazione degli ambiti boscati e degli ambiti agricoli,
del riferimento alla guida di manutenzione della comunità montana, ma non riguarda l'osservazione. Il terzo capoverso, la modifica del terzo capoverso del manuale è riferito alle finestre, porte, portoni e cancelli, che quindi va cancellato. Questa è la pagina 187 del documento. Va bene, altrimenti no, possiamo votare. Osservazione 60b, sono la proposta di introduzione prevede l'accoglimento parziale, i presenti sono 10, votiamo, voti a favore. All'unanimità. Poi passiamo alla 60C, la proposta di contribuzione prevede il non accoglimento, presenti 10, votiamo, voti a favore, all'unanimità. 60D, la proposta di contribuzione prevede il non accoglimento, presenti 10, votiamo, voti a favore, all'unanimità.